corso di laurea triennale in tecnologie alimentari si propone di fornire conoscenze specifiche al fine di garantire un'ampia visione su tutte le attività e su tutte le problematiche correlate ad alimenti e bevande, dalla loro produzione al loro consumo, ossia dal campo alla tavola. Vengono inoltre messe a punto delle tecniche atte a garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti, riducendo gli sprechi e quindi andando a conciliare etica ed economia durante tutta la produzione. Il piano di studi prevede un percorso comune di 2 anni che si svolge presso la sede di Grugliasco, nel quale vengono approfondite tematiche di base come matematica, fisica, chimica e biologia al primo anno. A seguire, al secondo anno, vengono approfondite tematiche strettamente correlate all'ambito alimentare. Al termine dei 2 anni, lo studente può personalizzare il proprio piano di studi attraverso la scelta tra 2 curricula. Questi curricula differiscono per ambito occupazionale e per sede di svolgimento. Presso la sede di Cuneo è possibile svolgere il curriculum industrie alimentari, in cui vengono approfondite tematiche di biologia, tecnologia ed ingegneria, mirata al controllo e alla gestione dei processi produttivi. In alternativa, presso la sede di Asti, si svolge il curriculum in ristorazione, nel quale vengono approfondite tematiche di distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. Al termine dei 3 anni, il neolaureato può decidere di approfondire le proprie conoscenze iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari presso la sede di Cuneo dalla durata di 2 anni, in cui verranno approfonditi particolari ambiti produttivi. Obiettivo quindi della laurea magistrale è professionalizzare il più possibile gli studenti al fine di garantire loro una massima possibilità occupazionale in aziende o in enti pubblici che si occupano di trasformazione, produzione, distribuzione, conservazione di alimenti e bevande, o in alternativa il neolaureato può investire le competenze acquisite in ambito di ricerca attraverso percorsi post laurea come dottorati o borse di ricerca.